Senta Andrea, lei si è ritrovato insomma nella notte del 24 agosto testimone di quello che è stato il terremoto che ha scosso un po' il centro Italia. Come ricorda quella notte? Eravamo andati a letto da circa verso mezzanotte e mezzo e già tirava un forte vento e niente, quindi quando è venuta la scossa di terremoto non abbiamo realizzato subito che era il terremoto, ma sembrava, pensavamo fossero comunque sia quelle raffiche di vento essendo una casa che noi utilizziamo solo nel periodo estivo non abbiamo i doppi vetri, quindi quando abbiamo sentito battere questi vetri dopodiché però abbiamo cominciato a sentire il letto che si muoveva, che cadevano i comodini. Giù di sotto sentivamo che cadeva tutti i piatti, bottiglie, televisore e quant'altro, poi dalle pareti cominciava a spolverare intonaco e detriti, non di grossa dimensione, ma comunque sia detriti abbiamo realizzato che era un terremoto. Poi è stato veramente lunghissimo, interminabile, fino a quando poi è finita la scossa, sono riuscito al buio perché era già, nel frattempo era già andata via la luce. A trovare il cellulare che era sotto altri oggetti e correre nella camera delle mie figlie. Fortunatamente anche quella, la casa ha retto e anche lì fortunatamente perché una bambina di 10 e una di 6 dormivano con la cugina che era venuta poi domenica, io ero tornato proprio a prendere la cugina che ha 16 anni e quindi lei aveva comunque sia prima protetto perché anche lei aveva paura dei vetri che si potessero cadere sopra le bambine, quindi si erano messe sotto le coperte e poi comunque sia le aveva prese, le aveva abbracciate, le stava, quando sono arrivate io erano abbracciate alla cugina, erano abbastanza tranquille. Quindi poi siamo riusciti ad uscire e quindi niente, siamo usciti, sono usciti anche i miei suoceri e fortunatamente il paese dove siamo noi, che è Colle Spada, che è una frazione di accumuli, vista in linea d'aria a pochi chilometri, 1 o 2 chilometri da accumuli, ovviamente con le curve arriviamo a 6-7, però eravamo lì, fortunatamente è stata una delle poche frazioni che non registrano né feriti né tantomeno morti. E nemmeno crolli importanti, è crollata una stalla, un paio di stalle, una attaccata a casa dei miei suoceri, ma ripeto, le persone che occupavano il paese sono uscite tutte illese, anche persone anziane, anche qualcuno con problemi di salute, sono riuscite ad uscire tranquillamente. Voi al momento vi trovate sempre in questa zona oppure siete rientrati Ah, in io provincia? sono rientrato la sera del 24, con le difficoltà della viabilità, perché solitamente noi percorriamo la strada di Norcia. E arrivati lì al bivio di Norcia non ci hanno fatto transitare. Tutti i cavalcavi, tutti i cosi, i viadotti della Salaria in quel tratto sono tutti sconnessi, praticabili ma sconnessi, tant'è che c'era l'ANAS che aveva fatto degli inviti con il catrame. Solo il viadotto, quello che va su verso Castelluccio di Norcia, c'era un dislivello troppo grosso, quindi siamo ritornati indietro, abbiamo fatto Rieti e le Marmore, Terni, e poi siamo rientrati passando poi sotto a Pescara del Tronto, che era il paese comunque sia vedevamo quando venivamo, andavamo via da Colle Spada, ed era veramente scene apocalittiche da non credere. La stessa Amatrice, che meno male è il punto dove si svolge, diciamo, non la vita. Ma questi paesi vivono perché c'è un centro come Amatrice che garantiva quei servizi che necessitano per stare lontani da Roma o dagli altri paesi per più di un mese. Quindi lì andavamo a fare la spesa, andavamo per tutte le necessità, andavamo da Amatrice. E ovviamente, proprio venerdì, una settimana fa, eravamo lì ad Amatrice e c'era una gelateria lì su quella torre che è rimasta in piedi ed eravamo lì a prendere il gelato e quindi. Immagino, insomma, una situazione piuttosto sconvolgente. Senta Andrea, lei è anche presidente degli CNA Valtiverina. Esatto, Non so, io ho sembra due brutto bambini. parlare con il senno del poi in queste circostanze, però
visto che lei l'ha vissuto anche in prima persona, non so se come presidente appunto della sua associazione avrà volontà, avrete desiderio di attivarvi per fare qualcosa, insomma, Ma io per... mi auguro, ho visto che già a livello nazionale anche il presidente Vaccarino è uscito con pieno sostegno alle aziende e alle popolazioni locali. Ho visto poi che questo posto è stato anche ripreso dalla mia associazione provinciale. Io mi auguro fortemente che, anzi, bisogna che la CNA non solo stia vicino alle imprese, agli imprenditori e ai cittadini, ma dobbiamo fare in modo che realmente i riflettori non si spengano fra un mese. Cioè, noi siamo stanchi di vedere ogni 2 o 3 anni trasmissioni, ore e ore di trasmissioni per 3 o 4 giorni, quindi sciacallaggio giornalistico, per poi dopo finire tutto. Cioè, veramente, qui vivendo poi in prima persona, qui sono le persone che hanno perso figli, genitori, lavoro, case. Io bene o male sono stato un miracolato 2 volte, uno perché la sto raccontando e poi quando sono riuscito a montare in macchina sono andato in una casa, non sono andato in una tenda. Dice persone che non è, e lunedì rinizierò il mio lavoro, nella mia impresa, e lì invece c'è gente che non ha più niente. Quindi dobbiamo, cioè, siccome le associazioni di categorie devono, ma devono, in questo caso non devono far spengere i riflettori, devono vigilare assieme ad altri organi di competenza affinché i lavori di ripristino e di ricostruzione di questi centri non vengano, non si può fare come L'Aquila, successo nel 2009 e partono i lavori un anno fa, è vergognoso.